hell is going on? The dust has only just begun to fall. Crop circles in the carpet, sinking feeling. Bentrovati, il grande Paulinho Paiacan se ne va. Come lui, tanti e tante nei territori indigeni dell'Amazzonia. Così scrive su Facebook il 18 giugno l'amico Francesco Martone di Roma. E la notizia della morte di questo grande personaggio Paulinho, anche lui morto per il Covid-19, legato all'impegno per la difesa delle persone e del territorio dell'Amazzonia sulla scia del grande Chico Mendes, ucciso proprio per il suo impegno. Da settimane, scrive l'amico Martone, arrivano notizie da territori indigeni abbandonati dai governi, dove il virus si sta diffondendo a macchia d'olio. Dall'Ecuador ci dicono che c'è bisogno di tutto, disinfettanti, mascherine, farmaci, che possano complementare la medicina tradizionale. Ecco, ben trovati a tutti. Questa puntata la dedicheremo proprio ad allargare un po' gli orizzonti, partendo proprio dal Brasile. Sul quotidiano Avvenire, che vedete qui davanti, c'è la notizia che ci sono in Brasile 25 casi al minuto di Covid. Così scrive Lucia Capuzzi sull'Avvenire, sempre del 18 giugno. E allora andiamo in Brasile, perché noi abbiamo un caro amico, è il vescovo di São Félix, Dom Adriano Ciocca, che è della nostra diocesi di Borgo Sesia. Ascoltiamo la sua testimonianza. Cari amici dell'Italia, io sono qui nella prelatura di San Félix do Araguaia, nel Mato Grosso, tra i due grandi fiumi amazzonici, tra il fiume Araguaia e il fiume Xingu, e sono qui nella prelatura di San Félix do Araguaia da 8 anni. Il periodo che stiamo passando è il più difficile che sto affrontando, perché oltre alla situazione di caos economico e sociale che il Brasile sta affrontando con il governo attuale, noi abbiamo ora anche il problema della pandemia, che sta espandendosi in maniera preoccupante anche qui nei nostri paraggi. La città più importante che c'è qui nella zona, Confresa, che ha poco più di 30.000 abitanti, conta già con quasi 200 persone che sono confermate con il virus. Tutti i giorni ci sono nuovi casi, la letalità sembra che non è grande, però c'è una confusione grandissima, perché il governo nega questa pandemia, ha cercato persino di nascondere i dati, né? Ormai sono più di 41.000 morti che ci sono qui in Brasile, e tutti i giorni aumentano. E ultimamente, proprio 2 o 3 giorni fa, il presidente ha mandato i suoi seguaci a invadere gli ospedali per fotografare i letti vuoti, perché lui nega la pandemia e non solo non prende nessuna precauzione, ma cerca di demotivare chi sta preoccupandosi con questa situazione. Quindi noi siamo in una situazione che è abbastanza grave, non sappiamo quando si arriverà al picco. Per il momento non è ancora stato raggiunto e non sappiamo quanto durerà il picco di questa pandemia. Il problema che c'è è che già ci sono molte famiglie senza il necessario per vivere, molti disoccupati, e noi come Chiesa stiamo cercando di organizzare la gente perché sia solidale, preparare anche delle cestas básicas, come si dice qui, né, per poter dare alle famiglie più bisognose, perché abbiamo già trovato delle situazioni in cui ci sono alcune famiglie che sono letteralmente alla fame, né.
Mando anche un video che un gruppo di medici e infermieri dello Stato dello Spirito Santo ha fatto per ribattere e anche per contrastare le affermazioni del presidente. Sono affermazioni contundenti. Un presidente che è trattato in questa maniera è perché ha perso qualunque credibilità. Vi prego di ricordarvi di noi nella vostra preghiera e mantieniamoci uniti per combattere tutto quello che può rendere più difficile la vita dell'umanità. Non possiamo uscire da questa pandemia per ritornare allo stesso modello socio-economico-liberale, neoliberale a cui eravamo abituati, perché questo sistema, come dice il Papa, è un sistema che uccide e lo stiamo provando. Grazie per l'ascolto e un buon lavoro e cerchiamo di pensare ad un futuro differente e migliore. E adesso diamo la linea al nostro Don Angelo per il commento al Vangelo di questa domenica 21 giugno. Adore Nato, cari amici di Non di Solo Pane, come potete vedere sono quasi sui tetti, perché il Vangelo di questa domenica dice che dobbiamo annunciare dai tetti, gridatelo dai tetti. Che cosa dobbiamo gridare? Gridare che cosa il Signore ci ha insegnato, che cosa Gesù ci invita a vivere nella quotidianità e a essere coerenti con quello che il Vangelo ci comunica e ci insegna. Nella prima parte del Vangelo di domenica si sente anche dire di non aver paura di coloro che uccidono il corpo, ma di aver piuttosto paura di ciò che uccide anche l'anima. Mi viene in mente quando San Francesco, nel suo bellissimo Cantico delle Creature, dice di ringraziare anche il Signore per sorella nostra morte, ma di essere attento soprattutto a non far morire l'anima altrettanto. Certo che in questi mesi abbiamo visto tante situazioni di morte e tutti noi credo abbiamo negli occhi quella immagine che non ci dimenticheremo mai dei camion dell'esercito che trasportano le bare da Bergamo in altre zone d'Italia per cremare quelle persone. Questo ci esprime prima di tutto il desiderio di essere vicini e solidali ancora una volta alla città di Bergamo, a chiunque abbia perso delle persone care durante il periodo peggiore del Covid-19. Ma ci porta anche a pensare di quanto sia brutto allora davvero vedere le persone morire. Ma se Gesù dice che peggio della morte, cioè la morte dell'anima, è un messaggio che dobbiamo cogliere. In questi giorni abbiamo visto morire l'anima davvero. Mi si spezza il cuore e l'anima nel vedere come a volte la società sa essere cattiva, come in tante parti del mondo di nuovo si inneggia al razzismo, si inizia a pensare che ci siano delle persone che valgono meno a seconda del loro colore, della pelle, una cosa che ogni volta che è avvenuta nei secoli, nei tempi, è sempre stata veramente una sconfitta per l'umanità, una morte peggiore della morte fisica, perché è una morte dell'anima. E altrettanto in tante situazioni che vediamo, ascoltiamo, purtroppo sembra davvero che anche l'anima sia morta. L'anima è morta quando lo spirito umano non tira fuori il meglio di sé, fatta immagine e somiglianza di Dio, ma si lascia guidare dal male. Chiediamo allora qui, mentre lo gridiamo dai tetti, io lo grido dai tetti della mia chiesa, che il Signore ci aiuti ad avere a cuore la vita delle persone, non solo quella fisica, ma anche quella spirituale, quella morale e quella completa della sua anima. E dopo il nostro Don Angelo, che ringraziamo, vi invito ad ascoltare qualche minuto di questa persona di cui abbiamo già parlato, che è il vescovo Derio Olivero di Pinerolo. Come sapete, lui ha avuto il Covid, è stato vicino alla morte, ne abbiamo parlato qualche volta, e c'è stato qualche giorno in cui pensava effettivamente, era intubato, pensava di morire. Domenica scorsa, il 14 giugno, all'aperto, ha celebrato la sua prima messa nella sua diocesi di Pinerolo. E questa è la sua introduzione alla messa. Ne ascoltiamo qualche minuto, sia per la scelta della canzone iniziale, ve la lascio come sorpresa, e sia per le sue riflessioni per cercare di capire il senso della parola cura. Ascoltiamo Derio Olivero da Pinerolo. Iniziamo con una canzone, che è una canzone che conosciamo, di Battiato, bellissima, che gli amici adesso ci faranno come introduzione alla messa, che è La Cura. La Cura, una bellissima canzone, voi sapete, può essere interpretata in tanti modi quella canzone, può essere interpretata come una canzone d'amore per una donna particolare, può essere interpretata come inno all'amore e alla cura. Battiato l'ha sempre interpretata soprattutto come un inno all'amore e alla cura, in generale. E la canzone è molto bella perché parla di cura,
l'ho detto più volte, cura, non sappiamo da cosa deriva la parola cura. Coloro che studiano l'origine delle parole dicono che deriva da tre ipotesi. La prima, cura deriva dal sanscrito kau, ku, che vuol dire guardare attentamente. E difatti aver cura di qualcuno vuol dire accorgersene e guardarlo con attenzione. E davvero questo è la prima grande, il primo grande elemento di aver prendersi cura. Il secondo deriva da cor urat, cioè un cuore che brucia. Per aver cura di qualcuno bisogna appassionarsi un po'. Se uno fa le cose senza passione, non prende cura proprio di nessuno. E credo che i volontari, gli infermieri, i dottori, io ho avuto modo di vedere soprattutto in quel reparto particolare di riabilitazione, di rianimazione, quanta cura, quanto cuore ardente mettono quelle persone, e sicuramente tutti voi l'avete messo per persone in difficoltà. Quindi un cuore che arde. Oppure deriva dal greco cora, che vuol dire spazio. Aver cura vuol dire creare un po' di spazio dentro di sé per l'altro, farlo abitare un po' dentro di noi, ma vuol anche dire fargli spazio, rigenerargli uno spazio di vita. Quando ti curi di qualcuno, gli apri di nuovo un po' di futuro e un po' di fiducia nel futuro. Bene, oggi vogliamo ringraziare tutti coloro che in qualche modo l'hanno fatto e lo faranno nella vita, quello di prendersi cura, e in particolare facendo una messa, cioè stando un'oretta, tanto è tutto bene che c'è pure l'ora, siamo fortunati, stando un'oretta a goderci la cura di Dio, perché Dio si prende sempre cura di noi, anche nella pandemia, anche nei momenti dolorosi. Dio si prende sempre cura di te, cioè ti guarda con molta attenzione e tenerezza, ha un cuore che è sempre innamorato di te, sempre, e lui ti apre sempre un futuro, anche quando sembra chiudersi. Grandioso, questa è la fede cristiana. Non si chiuderà mai il nostro futuro, manco con la morte. E noi andiamo a celebrarlo a messa. Non si chiuderà mai il nostro futuro. Sapete, questa è una roba incredibile. Io ho avuto modo di vedere che si poteva anche chiudere la vita, nel senso che due o tre giorni mi sembrava, insomma, poteva proprio capitare che me ne andassi. Sapeste che forza è poter dire ehi morte, non è che mi stai simpatica, ma tu non avrai l'ultima parola, perché Dio è più forte di te e non si chiuderà mai più il futuro per me. Sapete che questa è una meraviglia, questa è una meraviglia. E allora oggi vogliamo celebrare questo, un Dio che si prende cura di noi, e questo davvero ci fa star senza fiato. I malati di Covid hanno provato cosa vuol dire star senza fiato, è tremendo, ma c'è qualcosa di più importante dell'aria che respiriamo, e sono gli affetti. Chi si prende cura di te è il buon Dio, è più importante dell'aria che respiriamo. Possiamo anche non più respirare un giorno, succederà a tutti, ma resteranno i nostri effetti, e resterà un Dio che non ti molla nemmeno lì. Non aggiungo altre parole, ci salutiamo qui. Vi ricordo che sabato 20 è la giornata mondiale del rifugiato. Ci sono 80 milioni di rifugiati, di profughi nel mondo, così scrive Avvenire, e sono raddoppiati in questi ultimi 10 anni. Ci salutiamo qui, arrivederci alla settimana prossima. Where are we? What the hell is going on? Dust has only just begun to fall. Crop circles in the car.